per il diritto alla salute che si è sviluppato a partire da una proposta di organizzazione fatta da Medicina Democratica, che ha visto l'adesione di più di 50 tra associazioni, organismi, eccetera, e che a partire da aprile dell'anno scorso ha avviato un lavoro di lotta, di iniziativa per l'affermazione del diritto alla salute sia a livello nazionale che a livello regionale che a livello territoriale. A livello nazionale con un lavoro di preparazione per una proposta di legge di iniziativa popolare che eliminasse i peggioramenti che sono stati introdotti rispetto alla riforma del sistema sanitario nazionale del 78. Quindi questo è l'impegno, il lavoro sviluppato dal coordinamento nazionale. Il coordinamento regionale si occupa ovviamente delle problematiche sanitarie regionali. Come sappiamo tutti, la sanità è gestita a livello nazionale, a livello regionale. E il tema specifico all'ordine del giorno del livello regionale è la revisione della legge 23 del 2015. Infine, appunto, c'è il livello organizzativo territoriale che è propriamente il nostro livello. Noi fin dall'inizio ci siamo strutturati, abbiamo lavorato sulle problematiche sanitarie legate alla pandemia, alla vicenda del Covid-19. Questo è, diciamo, come per introduzione del lavoro di stasera. Il nostro lavoro, tra l'altro, appunto, si salda con il livello regionale. Domani sera ci sarà un'assemblea del coordinamento regionale che affronterà il livello regionale delle problematiche che vediamo noi stasera. Detto questo, gli argomenti che affronteremo sono: il primo, la piattaforma rivendicativa che come coordinamento lodigiano abbiamo costruito, stiamo sviluppando, dico che stiamo sviluppando anche se con tappe diverse abbiamo definito dei punti abbastanza precisi e puntuali. Questo perché la stiamo definendo perché la situazione cambia continuamente in forza della vicenda del coronavirus e quindi per poter costruire una rivendicazione adeguata bisogna costantemente corrispondere alla situazione in atto, fare gli aggiornamenti relativi. Quindi il lavoro di piattaforma appunto è da un lato le condizioni in cui siamo a questo punto e dall'altro lo sviluppo della piattaforma stessa. A questo riguardo do la parola a Silvana Cesani che per l'appunto affronterà questo argomento. A te la parola, Silvana. Sì. Ciao a tutti e a tutte, buona serata. Allora, vado con gli appunti così cerco di essere più sintetica possibile. No, come diceva Andrea, la piattaforma tra l'altro dovreste averla tutti e chi non ce l'ha eventualmente può scrivere adesso in chat la mail che la possiamo rimandare. È stata fatta una prima forma prima dell'estate, nella fase di pandemia 1, poi è stata, come diceva Andrea, rivista perché la pandemia stravolge le situazioni di volta in volta e quindi è necessario che un documento che vuole essere di rivendicazione, di richiesta, di apertura di un confronto anche serrato con la SST e con la TS, la necessità di essere riprocessato ad ogni fase. Quindi, come dicevo prima, chi non ha questa
L'ultima formulazione, dovreste averla tutti perché con la convocazione dell'Assemblea vi è stata mandata sotto forma di lettera mandata ai sindaci e quella è il corpo della piattaforma. Però ecco appunto se chi non ce l'ha può scrivere e verrà mandata. Allora, la piattaforma ha questa caratteristica che individua una serie di problemi su tre assi. Un asse sanitario e sociosanitario, un asse che è quello della rete degli ospedali del nostro territorio e un terzo asse che è quello della rete dei servizi di carattere territoriale. Individua i problemi che purtroppo tutti noi come cittadini e cittadine ci troviamo ad affrontare nel momento in cui impattiamo con un bisogno di salute in questo periodo. E quindi sono problemi seri, ovviamente, anche se complessi. Sono problemi che, come dicevo prima, sono stati evidenziati ai sindaci attraverso una lettera che è stata mandata loro alla fine di novembre questo per rappresentare ai diretti interessati responsabili della sanità locale i problemi che i cittadini stanno vivendo in questo periodo, in questo momento. La piattaforma nella sua elaborazione è stata definita dal gruppo di lavoro a cui l'Assemblea ha delegato la struttura della piattaforma. Stasera abbiamo un compito importante. Il gruppo di lavoro consegna quella piattaforma che individua però, ha fatto un passo in avanti, individua oltre ai problemi, oltre a dare un nome ai problemi, individua quali sono le carenze e quali sono le inadempienze dal punto di vista del non rispetto dei LEA. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, sono praticamente i livelli di assistenza previsti dalla nostra Costituzione, tutelati dalla nostra Costituzione e previsti da legislazioni vigenti che permettono al cittadino di rivendicare pienamente il diritto della propria salute. I LEA dovrebbero essere la garanzia per tutti e tutte di vedersi curati nel momento in cui si ha un bisogno di salute. Quello che abbiamo fatto come gruppo di lavoro è stato proprio quello di dire ci sono questi problemi, ci sono questi nodi, ma dentro ai nodi ci sono carenze evidenziate dalle strutture locali e ci sono le inadempienze rilevate del LEA, quindi non c'è rispetto dei livelli essenziali di assistenza nel nostro territorio rispetto ad alcuni punti. Non li cito tutti, cito alcuni per farvi un esempio, poi per dire potete prendere in mano la piattaforma e vedete gli altri passaggi. I LEA che non sono stati rispettati sul piano, sull'asse dei servizi sanitari e sociosanitari. Parto dal piano pandemico regionale, che è un LEA, che piaccia o no alla Regione Lombardia, il piano pandemico regionale costituisce un LEA e quindi la Regione Lombardia nel 2006 ha fatto un piano pandemico, l'ha rinnovato nel 2010, ma poi non ha dato atto alla definizione degli interventi, che cosa si deve fare di fronte a una pandemia nella rete ospedaliera, che cosa si deve fare di fronte a una pandemia nella rete dei servizi territoriali. Quindi è mancata una corretta gestione della pandemia e questo ha fatto esplodere non solo tutti i disastri, tutte le drammaticità che abbiamo vissuto e che hanno vissuto tanti cittadini in regione, ma anche nel nostro territorio, compreso le tante persone che purtroppo sono decedute. La pandemia con la drammaticità con cui è venuta fuori ha prodotto, ad esempio, per quanto riguarda il non rispetto del LEA, una lista d'attesa enorme per l'accesso alle cure, per l'accesso alle visite specialistiche, per l'accesso agli esami per tutta una serie di cittadini. Il direttore generale Gioia diceva
che finita la prima fase della pandemia c'erano 90.000 persone in lista d'attesa che non avevano potuto fare le visite che dovevano, a cui dovevano accedere, che l'accelerazione estiva aveva permesso di ridurre questa lista d'attesa tra i 50.000 e i 40.000. La seconda fase esplosa a ottobre sicuramente ha fatto riesplodere in modo drammatico ancora il tema delle liste d'attesa. Ecco, noi abbiamo individuato la nostra piattaforma appunto il piano pandemico era un LEA e non è stato rispettato, che le liste d'attesa sono dei LEA e non vengono rispettate. Quindi abbiamo in mano uno strumento di carattere legislativo che assolutamente nel rapporto con la SST e la TS abbiamo la possibilità di rivendicare su più piani, che sono quelli dell'agire socialmente ma anche dell'agire legislativo. La cosa grave è che il rispetto del LEA, nonostante ci siano state poi delle disposizioni di carattere regionale, a livello locale non è stato fatto nulla. Nella TS e nella SST non si sono più date da fare per ridurre le liste d'attesa, che in questo periodo ci risulta stanno aumentando tantissimo, tantissimi malati cronici, tantissime persone oncologiche, tantissime persone che hanno dei problemi di salute seria non riescono ad accedere alle visite specialistiche o alla semplice visita di controllo, eccetera. Abbiamo sull'asse della rete ospedaliera, delle reti ospedaliere, abbiamo visto, abbiamo nominato i vari problemi. Il problema più grosso è la destrutturazione del sistema degli ospedali del nostro territorio. Se andate a vedere nella piattaforma, abbiamo dovuto aggiornarla più volte, c'è un'elencazione di come si sono trasformati i quattro ospedali del territorio a fronte dell'evolversi della pandemia. Quindi abbiamo visto come l'ospedale di Lodi, Casale, si sia praticamente chiuso, Codogno anche, sono attive solo pochissime cose, Lodi è stato completamente ribaltato dal punto di vista della necessità di accogliere solo i malati Covid, e quindi abbiamo messo nella piattaforma tutta una serie di elencazioni di come si è sviluppata la situazione rispetto all'evolversi o meno della pandemia. Abbiamo anche rilevato nella piattaforma come ci sia un problema di fuga dagli ospedali del Lodigiano. Praticamente 12 tra primari, medici anestesisti, medici importanti dell'ospedale, più altre figure sociosanitarie, sono andate via, hanno lasciato la rete ospedaliera di Lodi. Tutto questo ha creato e sta creando ovviamente un disastro dal punto di vista della possibilità di cura per i cittadini. Anche qui nella piattaforma sono elencate le modalità, le possibilità di rivendicazione di pensiero, di lavoro. Non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso molto velocemente. Questo lavoro qui serve perché non è che noi dobbiamo lavorare solo nel coordinamento, penso, non deve porsi solo il problema del Covid, di come affrontare oggi la problematica del Covid e di chi non può farsi curare oggi in tema di Covid. Il problema è che il Covid ha stravolto completamente, ha distrutto completamente il sistema di cura del nostro territorio. Quindi noi abbiamo davanti un lavoro di lunga lena, di prospettiva, e quindi il lavoro sulla rete, sul sistema della rete ospedaliera sarà un tema che dobbiamo seguire, approfondire e rivendicare, avere la capacità poi di rivendicare le necessità per tutti i cittadini e le cittadine. Sull'asse dei servizi territoriali, abbiamo visto e lo trovate nella piattaforma, che è appunto stata la carenza di servizi territoriali, il fatto che la Regione Lombardia ha distrutto tutti i servizi territoriali di prevenzione, epidemiologici, eccetera, a favore di una visione ospedalocentrica, ha fatto sì che nel nostro territorio non ci fosse una tutela prima di arrivare in ospedale.
c'è stato il ruolo messo da parte dei medici di medicina in generale che hanno affrontato da soli e che in parte stanno affrontando da soli questa situazione. Manca, ad esempio, una cosa importante che Regione Lombardia aveva messo nella sua legislazione, il servizio PREST, che è un servizio, noi vorremmo chiamarlo la Casa della Salute, vorremmo lavorare perché il PREST diventi un'altra cosa e diventi il modello sulla falsa riga del modello della Casa della Salute. Però anche questa cosa che è scritta nella legge 23 del 2015 ad oggi non è ancora stata minimamente presa in considerazione nel nostro territorio. Quindi tutti i servizi di carattere territoriale sono saltati nel nostro territorio. Segnalo ancora un paio di questioni. Il decreto legge 34 del maggio dell'anno scorso ha istituito il piano di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale. Le regioni, praticamente in base a questa legge nazionale, hanno fatto un atto di indirizzo ordinando alle ASST territoriali di fare un piano organizzativo gestionale, chiamato POG, piano organizzativo gestionale, che doveva definire le procedure e le istruzioni operative per affrontare la situazione pandemica. E doveva questo piano organizzativo individuare un referente aziendale per questo POG. Ci risulta, l'ultima verifica l'abbiamo fatta poco prima di spedire la lettera ai sindaci, quindi a fine di novembre, che la SST è completamente inadempiente rispetto al POG, quindi neanche le disposizioni di carattere regionale impellenti dovuti alla situazione emergenziale che stiamo vivendo non sono state rispettate dalla nostra SST. Ma non solo, con la fase 2, quindi a ottobre, la Regione ha chiesto alle ATS di costituire il coordinamento della rete, un coordinamento di rete territoriale, chiamato, la sigla è CRT, coordinamento rete territoriale, nel quale devono esserci come rappresentanti, c'è scritto nella disposizione regionale, le differenti componenti professionali, le componenti dell'offerta sociosanitaria pubblica e privata accreditata, le rappresentanze della medicina generale, della pediatria di libera scelta, dei comuni e quindi i sindaci, dei piani di zona, prevedendo un'articolazione di questi coordinamenti di rete territoriale a livello distrettuale. Quindi nel nostro territorio dovrebbero esserci tre, siccome abbiamo tre distretti, adesso non so se l'articolazione è rimasta a tre distretti o se hanno ricomposto un unico distretto, comunque questo un coordinamento di rete territoriale non esiste e questo è assolutamente un momento importante che mette attorno a un tavolo tutte le sfaccettature di carattere sanitario, sociosanitario e le competenze dei sindaci, dei piani di zona, quindi di carattere sociale, che sono necessarie nell'affrontare una situazione come quella che stiamo vedendo. Quindi vedete che le cose sono assolutamente rilevanti. Quello che consegniamo stasera all'Assemblea come gruppo di lavoro è proprio questo passo in avanti dell'elaborazione della piattaforma. Come dicevo prima, non sono più solo enucleati i problemi, ma abbiamo lavorato sulla necessità di individuare quali sono le carenze che sono venute a presentarsi nel nostro territorio in questo periodo e a individuare il non rispetto dei LEA. Quindi io adesso ne ho elencati brevemente alcuni, ma nella piattaforma ne vediamo ce ne sono degli altri. Siamo nella condizione quindi di poter aprire un confronto serio, approfondito, si basa su una certezza di diritto, un confronto serio con la SST e con la TS. C'è un piccolo problema, grande problema, che è quello che noi dobbiamo
costruire un rapporto di forza con la SST, con la TS, se vogliamo davvero diventare degli interlocutori che possono rivendicare, possiamo rivendicare, ma dobbiamo acquisire forza da questo punto di vista. E allora abbiamo la necessità, a partire anche da questa sera, di cominciare ad allargarci come coordinamento, quindi a espandere, far conoscere chi siamo, cosa stiamo facendo, che stiamo lavorando seriamente, perché davvero essere in tanti significa aprire un confronto con le istituzioni locali che gestiscono la sanità in maniera differente. Abbiamo bisogno di dare stabilità al coordinamento. Abbiamo cominciato a intessere relazioni con gli altri due coordinamenti che ci sono, uno a Casale e uno a Codogno, in modo che ci si metta insieme, cioè ognuno manterrà la sua autonomia ovviamente, io ma che almeno su alcuni lavori e nel rapporto con la STT facciamo più forza se siamo insieme. Dobbiamo allargare il lavoro avviato con i sindaci. Il gruppo di lavoro ha mandato, come dicevo prima, la lettera ai sindaci. Finora sono stati presi contatti, sono stati fatti aperti dei contatti, sono stati fatti anche degli incontri con i sindaci di Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione, Turano, Castiraga Vidardo, San Rocco al Porto, Livraga. Ce ne sono altri, Cornegliano Laudense. Sì, Cornegliano. Ce ne sono altri con quali stiamo prendendo contatto. Il sindaco di Turano si è impegnato con noi a indire una riunione nella prossima settimana, massimo 10 giorni, a fare una riunione a partire da questi sindaci coinvolti, sensibilizzati, con i quali abbiamo parlato, ad aprire la riunione anche ad altri sindaci, a cominciare lavorare attorno ai temi della sanità locale a partire dalla nostra, dalla piattaforma che hanno in mano. La nostra richiesta prioritaria che abbiamo sollevato a questi sindaci, che abbiamo inviato, abbiamo consegnato a questi sindaci e che è uno degli obiettivi prioritari che dobbiamo portare a casa, è la costituzione di un tavolo di lavoro con ASST e ATS, la rappresentanza della società civile, quindi dei nostri coordinamenti territoriali, Casale Codogno e questo generale dell'Odigiano, e la rappresentanza dei sindaci. Assolutamente è necessario che ci si trovi attorno a un tavolo di lavoro serio. Noi stiamo dimostrando che stiamo facendo un lavoro serio, abbiamo bisogno di aprire un confronto di lavoro con la SST, la TS, perché davvero i cittadini e le cittadine hanno bisogno di vedersi riconsegnata una sanità a tutela dei propri diritti di salute. Io ho finito, se diamo spazio alla discussione su questa prima parte, per chi vuole. Finisco solo una cosa. Tra l'altro c'è una sentenza della Corte di Cassazione che dice che le istanze locali, che le istanze, le associazioni hanno tutta la legittimità dell'interlocuzione con le istituzioni e quindi forte di questa sentenza noi abbiamo tutto il diritto di chiedere alla SST e alla TS un confronto che fino adesso ci è stato negato. Sono aperti gli interventi, se ce ne sono. Per ora, cioè, per prenotarsi si può usare la chat o comunque, insomma, se si accende il video e si segnala, si può comunque partire per intervenire. La parola a chi la chiede.
Beh, se non c'è nessuno posso provare a dire due parole io, tanto per cominciare a rompere il ghiaccio, perché non è mai facile. Sarò abbastanza veloce perché Silvana è stata esaustiva nel lavoro fatto e prima di tutto voglio fare un plauso a chi ha lavorato e ha fatto la stesura di questa piattaforma e ha lavorato questo documento. Come avete sentito tutte e tutte, è un documento molto ben fatto, corposo, e analizza bene tutti i problemi che ci sono nella medicina territoriale e soprattutto fa emergere bene tutte le mancanze che, al di là degli slogan della propaganda, il sistema regionale e di conseguenza il sistema territoriale che ne è diretta emanazione presenta. Ad oggi abbiamo una situazione sul territorio abbastanza drammatica, come è stato chiaramente detto. Non vengono rispettati nemmeno i livelli minimi di assistenza che loro stessi si sono dati, e questo è un problema serio. Abbiamo centinaia sicuramente di prestazioni sanitarie di base o anche urgenti che vengono procrastinate, rimandate o spostate in altri territori a causa della pandemia. Il problema è che questa crisi ormai dura da quasi un anno. Mentre nei primi mesi si poteva dire, prese la sprovvista, qualche problema di organizzazione, bisogna mettere a posto le cose, ormai è un anno che va avanti questa cosa qua e siamo praticamente nelle stesse identiche situazioni di un anno fa. D'accordo, è arrivato il vaccino, d'accordo, hanno perlomeno fatto scorta per i DPI e per tutti gli ausili necessari per lavorare, però la medicina territoriale è ancora al palo, però le USCA a quanto pare ci sono praticamente solo sulla carta e non hanno alcuna valenza reale, anche perché non sono messe in rete con i medici di medicina generale, che anche loro sono in estrema sofferenza, e non è ancora stato pensato a un piano per rafforzare e rinforzare questo settore della medicina di base. Le USCA non sono messe in rete né fra loro né con i medici di medicina generale, e quindi non è vero che si sta procedendo o si sta programmando una rilancio, una riorganizzazione della medicina territoriale. Noi abbiamo bisogno a questo punto, dopo aver fatto un grosso lavoro di studio e di analisi ed aver rappresentato bene la situazione, di fare il passo successivo. E spero che dalla riunione di stasera si esca con la decisione di fare questo passo da parte di tutti. E il passo successivo è quello di, dopo aver chiesto alle strutture sanitarie locali di riceverci, alle dirigenze della struttura sanitaria locale di riceverci e di aver ricevuto un rifiuto praticamente, che non ci hanno neanche risposto, provare a mobilitare la popolazione, mobilitare il territorio affinché richieda con forza che venga riconosciuto fino in fondo il proprio diritto alla salute e che ASST e ATS facciano tutto il possibile per cominciare da subito a riorganizzare il servizio territoriale, cominciare da subito a ristrutturare i servizi sanitari ospedalieri sulla base di una rete territoriale e di una rete di medicina di prossimità, e cominciare da subito a aprire un'interlocuzione perché le comunità locali, attraverso i loro rappresentanti principali, che possono i sindaci, e qui è il senso della lettera dei sindaci, io ringrazio già chi è presente questa sera, chi ha risposto alla lettera che abbiamo fatto e chi ha già detto che si metterà in gioco per questa cosa, perché è compito dei sindaci tutelare la propria salute pubblica ed è compito dei sindaci rappresentare ad ogni livello la necessità della propria popolazione ad avere riconosciuto questo diritto fondamentale, direi. Quindi la possibilità di costruire una piattaforma territoriale c'è già, ce l'abbiamo già, va analizzata e va sistemata. La capacità di costruire un coordinamento territoriale reale ed efficace ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché anche stasera abbiamo superato la trentina di partecipanti. Abbiamo la possibilità di contattare i due comitati che sono già nati sul territorio.
la questione sanitaria, la necessità di avere una struttura sanitaria pubblica che difenda tutti, è sotto gli occhi di tutti ed è un tasto sensibilissimo in questi giorni, in questi tempi. Quindi l'attenzione del pubblico, l'attenzione dell'opinione pubblica è massima su questo campo. Dobbiamo fare da stasera in poi tutti gli sforzi possibili affinché il lavoro metta radici e possa strutturarsi sulla possibilità di lavorare a lungo nel tempo, superando l'emergenza e superando il problema epidemico attuale, e possa diffondere tra la popolazione, con la popolazione e anche attraverso chi la popolazione rappresenta, la sensibilità di capire che la sanità è un diritto fondamentale che non può mai essere negato, ma soprattutto che deve essere strutturato affinché sia il più vicino possibile alla popolazione, alle persone, soprattutto a quelli più disagiati, le persone che soffrono di più, disabili, anziani, malati cronici e così via, che abbia presidi sul territorio veri, reali ed efficaci, in grado di intercettare tutti i bisogni del territorio e che soprattutto sia strutturato in modo che le comunità locali possano far pesare i propri bisogni a livelli più alti e dai livelli più alti ci sia un immediato riconoscimento di questi bisogni, un'immediata messa in campo delle necessità e possibilità di dare risposta a questi bisogni. Noi fondamentalmente chiediamo solo che venga rispettata la Costituzione com'era prima che si introducesse il pareggio di bilancio, ossia quella che diceva che i diritti fondamentali delle persone sono diritti esigibili in qualunque momento e non eludibili. E sono contento che questo comitato sia arrivato fino a qui, abbia dimostrato quello che può fare, può andare avanti, e mi auguro che possa fare un salto in avanti a partire da questa sera. Mi fermo qua perché siamo in tanti, se tutti parliamo 10 minuti, arriviamo alle 2 di notte. Grazie e grazie a tutti. Al momento non ci sono richieste di intervento sulla chat. Se nessuno chiede la parola, passerei al secondo punto da analizzare. Allora, come già dicevo nell'introduzione, la sanità si sviluppa a livello nazionale, a livello regionale e a livello territoriale. Il livello territoriale è, per così dire, operativo, realizza le decisioni, le determinazioni dei due livelli superiori, in particolare del livello regionale. La regione Lombardia ha una legislazione differente, ha definito la propria struttura operativa con una legislazione differente rispetto a quella delle altre regioni. Ed è assolutamente evidente che per l'esperienza che c'è stata, uno dei problemi drammatici per via del quale la pandemia ha prodotto disastri inenarrabili, proprio il fatto che la legislazione regionale ha dei limiti rilevanti e drammatici che devono essere assolutamente superati. A questo riguardo, trattandosi della legislazione regionale, di una legislazione particolare speciale di tipo sperimentale, deve essere rivista, e deve essere rivista proprio perché la sperimentazione prevedeva di durare 5 anni, cioè dalla data
di decisione della legge del 2015, sono passati 5 anni e quindi noi dobbiamo affrontare anche questo problema. Tutte le nostre iniziative territoriali si saldano, si ritrovano dentro le problematiche della legislazione regionale. A questo riguardo do la parola a Giovanni che fa una introduzione di questo problema focalizzando bene la questione della verifica e dell'eventuale cambiamento della legge 23 del 2015, la legge regionale lombarda. Giovanni, puoi intervenire. Allora, anch'io cercherò di essere più sintetico possibile in modo da lasciare tutta la possibilità di intervenire successivamente a tutti. La legge regionale della Lombardia numero 23 del 2015, la famosa legge Maroni, attribuisce alla Regione Lombardia il potere di sperimentare lo speciale sistema sanitario organizzato mediante due strutture burocratiche, ATS e ASST, che è un sistema diverso da tutte le altre regioni che sono organizzate nell'unica struttura delle ASL. La differenza sostanziale tra queste cose è che, tra la Lombardia e le altre regioni, è che nella Lombardia c'è un ente, diciamo, l'ATS, che dirige e coordina e praticamente fa il governo di tutta la sanità. E poi c'è invece la SST, che dà direttamente la fornitura sanitaria, che esercita questo lavoro. In tutte le altre regioni tutti questi compiti sono riuniti nell'ASL, come lo erano prima anche in Regione Lombardia. La Regione Lombardia e il Ministero della Salute, come ha detto prima Andrea, avevano stabilito una verifica della legge dopo 5 anni, quindi a fine 2020, per decidere eventuali cambiamenti. Per fare questa verifica, è stata fatta una relazione da parte dell'AGENAS, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, un organismo istituzionale del Ministero della Salute, e da questa relazione emergono le seguenti critiche principali alla applicazione della legge della Regione Lombardia. La frammentazione dell'impianto di governance, dice l'AGENAS, cioè di governo di questa della distribuzione della salute, porta ad uno sfilacciamento della catena di comando e ad una risposta non coordinata da parte degli erogatori del sistema ai bisogni di salute della popolazione. Quindi sostanzialmente ognuno va per conto suo. La dispersione dell'attività di controllo, che è in capo a 8 ATS, quelle che dovrebbero governare, e l'assenza di un forte presidio centrale di controllo, cioè ognuno va per conto suo appunto, nonostante ci sia un'agenzia di controllo regionale che però evidentemente non funziona, comportano l'emergere di disomogeneità nella qualità e nell'offerta sul territorio. L'assenza dell'integrazione organizzativa tra ospedale e territorio rende impraticabile la presa in carico soprattutto dei pazienti più fragili. Come già stato citato in una relazione precedente, per esempio, i pazienti cronici, quelli che devono fare le visite periodiche e compagnia bella, con conseguente peggioramento dell'assistenza domiciliare per queste persone e anche delle visite periodiche che bisogna fare. La separazione delle funzioni di governo
da quelle di erogazione, ovvero le funzioni di governo che devono svolgere le ATS e quelle di erogazione che devono dare praticamente il servizio che devono svolgere le SST, la separazione di queste due funzioni si traduce in un coordinamento delle stesse inefficace, cioè non c'è praticamente il coordinamento. Infatti il distretto, che deve fare sintesi tra i bisogni di salute della popolazione e l'offerta dei servizi, è governato e programmato dall'ATS, mentre l'erogazione delle prestazioni distrettuali è affidata alle SST e ognuna va per conto suo. La separazione delle funzioni dell'attività di prevenzione con l'attribuzione delle competenze di governo delle ATS e di erogazione alle SST ha indebolito questa funzione strategica, ovvero la prevenzione, come anche il lavoro, non so, di medicina del lavoro e cose di questo genere, sostanzialmente è molto meno di quella che c'era prima. La competizione tra SST ed erogatori privati accreditati genera difficoltà nell'assegnazione del budget, del controllo delle prestazioni erogate e nel garantire la qualità dei servizi. Ovvero c'è concorrenza tra la funzione di erogazione dei servizi della SST e i privati accreditati che cercano di ottenere e di lavorare il più possibile, approfittando anche del fatto che, soprattutto con questa pandemia, le ASST non riescono a sostenere, per esempio, le prenotazioni e cose del genere. Quindi tanta gente va dal privato, anche se deve pagare. Occorre considerare che il movimento critico che si è formato in difesa della sanità pubblica, non solo qui da noi, ma un po' dappertutto, aveva chiesto una piena bocciatura di questa legge, cioè non soltanto di controllare se c'è qualcosa che non va, eccetera, ma proprio di rifarla da capo. Perché i principi di questa legge, regionale, come già era partita dalle linee di Formigoni e di questo tipo di interventi, non sono accettabili. E quindi si sarebbe dovuto aprire un grande dibattito pubblico per rifare la legge su tutt'altri principi, cioè sui principi che c'erano prima, sui principi quali stabiliti dalla legge 883 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Il documento Agenas, questo documento fatto dal Ministero, non boccia la sanità lombarda. Però nel documento, anche se non la boccia ufficialmente e formalmente, si può leggere tra le righe delle proposte relative alla revisione, la chiama il documento, delle ASST, un segnale potenzialmente positivo, che potrebbe riguardare la parola d'ordine da più parti sollevata del ritorno alla medicina territoriale rispetto a quella ospedalocentrica, ovvero tornare a mettere insieme gli ospedali con i territori. L'istituzione, o meglio la reistituzione, perché prima c'era, poi è stata distrutta completamente, quasi, l'istituzione dei distretti, a cui afferiscono i dipartimenti di prevenzione e di salute mentale, nei distretti che dovrebbero coordinare questo lavoro, e per i quali è previsto un adeguato coinvolgimento dei sindaci nel loro ruolo di massime autorità sanitarie locali, che devono avere voce in capitolo in questa cosa, fino adesso non l'hanno ancora avuto. Ho finito.
dalla comunicazione si colgono con evidenza i problemi che sono stati segnalati in piattaforma, ovvero si coglie in evidenza il fatto che molti di quei problemi derivano dalla inefficienza sostanziale della legge regionale, che tra l'altro appunto deve essere modificata, è sottoposta a verifica e la Regione Lombardia ha tempo 5 mesi per adeguarsi innanzitutto alle osservazioni e alle indicazioni previste dall'Agenas, ma ovviamente adeguarsi ai bisogni del territorio. Da questo punto di vista la nostra piattaforma deve collegarsi con l'iniziativa regionale, perché è assolutamente evidente che se tutti i nostri problemi vengono di nuovo ricondotti al potenziamento o all'aumento o all'estensione del sistema ospedaliero vigente, che si è rivelato del tutto inefficiente rispetto alla vicenda pandemica, se la legge regionale non cambia la logica ospedalocentrica, è ovvio che noi soffriremo sempre di tutti i limiti che abbiamo già sperimentato, tenuto conto che le problematiche di tipo pandemico potrebbero presentarsi, gli scienziati lo dicono, potrebbero ripresentarsi anche a breve termine con nuove pandemie. Quindi nella piattaforma o la piattaforma o negli obiettivi di piattaforma ci stanno anche degli elementi decisivi rispetto alla revisione della legge 23 del 2015. Se ci sono interventi, osservazioni, domande a riguardo. Io volevo su questa questione della legge 23, che è una legge sperimentale regionale fatta nel 2015, in agosto del 2015, praticamente nel silenzio dei vari partiti, eccetera, non è stato coinvolto il territorio, eccetera, è stata fatta una legge regionale che è stata chiamata sperimentale. La cosiddetta legge Maroni. E la sperimentazione, come si diceva prima, è finita il 31 dicembre del 2020 e questo Agenas, che è un'organizzazione che è stata incaricata dal Ministero della Salute di fare una revisione, cioè di fare uno studio sulla legge, di proporre delle modifiche, ha fatto questo rapporto di cui parlava Giovanni. Io volevo dire che ho letto un po' il rapporto Agenas e devo dire che mi ha stupito il fatto che non ci sia una critica anche alla luce delle cose che sono successe in Regione Lombardia rispetto alla pandemia. Anzi, Agenas sostiene che la Regione Lombardia ha fatto un buon lavoro, ha gestito bene la pandemia e soprattutto la cosa che mi ha colpito, assolve e promuove la riforma del gestore per la questione la gestione dei malati cronici, no? Quindi tutto quell'ambaradan che noi avevamo criticato, messo sotto critica, eccetera. Agenas invece dice che la Regione Lombardia ha fatto un buon lavoro da questo punto di vista. Ecco, io penso che questo rapporto abbia bisogno di essere riprocessato anche dal punto di vista del pensiero e della criticità, perché
Davvero non si possono dire queste cose, soprattutto perché Agenas ha fatto questo studio chiedendo a Regione Lombardia i dati e le valutazioni, quindi non ha fatto uno studio neutro, ma si è avvalsa dei dati prodotti da Regione Lombardia. Su questo volevo dire che domani sera Medicina Democratica, il coordinamento regionale promosso da Medicina Democratica con le altre associazioni, affronterà questo tema della riforma della legge 23. E anche lì c'è la necessità, vabbè, noi è un livello superiore, nel senso che non ci mettiamo qui nell'Odigiano a studiare questa roba o a mettere sotto critico questa cosa. Però domani sera chi vuole può partecipare a questa riunione andando sul sito di Medicina Democratica e si può partecipare liberamente alla discussione che si farà in merito appunto alla revisione della legge 23. Ci sono 120 giorni, quindi il tempo non è tantissimo, ma non è neanche poco, e quindi c'è la necessità di fare un lavoro serio, di mettere sotto critica. E a livello regionale si pensava di chiedere un incontro al Ministro della Salute Speranza e a Agenas per poter parlare di questo rapporto e della necessità invece di rivedere la legge regionale 23 in maniera radicale. Ho finito. Altri? Posso intervenire, Andrea? Prego. No, è chiaro che dal rapporto che ha fatto prima Giovanni e dall'intervento conseguente di Silvana è evidente la non volontà politica sia dell'Agenas e quindi penso in riflesso anche da parte del governo nazionale di un discorso di radicale ripubblicizzazione della sanità lombarda. Cioè noi scontiamo, almeno questo qua è il mio parere, poi magari qualcuno se vuole mi può smentire che ne sa più di me, il fatto che la carenza dei fondi pubblici alla sanità privata è stata tutta investita nella regione Lombardia nella sanità privata, quindi i soldi sono stati sottratti alla regione Lombardia e Maroni con la sua legge 23 ha fatto in modo che venissero tagliati tutti i servizi territoriali e perfino anche il rapporto che con i servizi territoriali avevano i medici di base, cioè i nostri medici di famiglia, che evidentemente hanno molto più difficoltà a rapportarsi con le aziende, perché di questo si parla, con le aziende ospedali che con quello che poteva essere il servizio territoriale per quanto riguarda poi l'erogazione di servizi, di visite, eccetera, eccetera. Io penso che lo spazio per delle mediazioni ovviamente con questi qua non ci siano, ma non ci siano neanche con il centro-sinistro, perché la loro logica non è molto distante da questa. Probabilmente magari se guardiamo le regioni dove governa il centro-sinistro ci sarà una migliore efficienza dal punto di vista come dire, organizzativo, ma dal punto di vista della logica conseguente è che anche loro hanno sempre promosso il discorso anche della sanità mista, magari un po' meno marcata della regione Lombardia, dove ben sappiamo che c'è chi ci ha sollazzato, ci sono stati dei processi, delle condanne per corruzione per quello, con la sanità privata e ha lasciato andare in malora tutta la sanità pubblica. Siamo nelle condizioni che la gente è disperata e non sa come rivolgersi, poi dopo la gente ci si meraviglia perché gli ospedali vengono intasati, ma dove vuoi che vada la gente? Al di là del rivolgersi dai medici di famiglia, che mi sembrano abbastanza disarmati da questo punto di vista, dopodiché uno per forza di cose va a finire nell'ospedale, poi gli ospedali
si intoppano, e la questione del Covid ha messo in evidenza. Cioè, probabilmente se ci fosse stata una sanità territoriale meglio fatta e organizzata, molte persone malate di Covid si sarebbero potuto assistere nelle proprie case, invece che intasare e infognare gli ospedali, per poi dopo provocare magari la morte, la strage che c'è stata di delle persone che non si sono potute assistere. In più, ovviamente dobbiamo notare che dal punto di vista lavorativo il personale che lavora nella sanità pubblica è sempre più precario. Ci credo che scappano. Magari scappano i medici e i primari perché dal punto di vista organizzativo non riescono a venire fuori, ma gli altri, gli infermieri, che sono sempre più delle persone precarizzate, sono in queste condizioni. Quindi la nostra battaglia come comitato territoriale deve essere su due fronti, sia sul fronte ovviamente puramente sanitario e tecnico, di cui magari non entro nel merito, ma anche sul fronte proprio sindacale. Insomma, noi dovremmo riuscire perlomeno a far capire al popolo lodigiano, che fino adesso non è che si è lamentato molto rispetto anche alla questione dell'inefficienza, delle liste d'attesa assurde, nonché dei posti assurdi dove mandano la gente a fare le visite, cioè, perché io non ho capito perché uno che abita a Castiglione a Vidardo deve finire ad andare a fare delle visite a Milano, perché nei vari ospedali non si trovava posto per fare elettrocardiogramma, eccetera. Questo è successo qualche mese prima della pandemia, parlo per esperienza diretta. Ecco, sono tutte queste cose che andrebbero messe assieme, oltre che ovviamente al discorso scandaloso della gestione del Covid-19 e di tutte le conseguenze che io penso che, e mi auguro che la magistratura ne venga anche a capo delle responsabilità penali che questi dirigenti, sia essi politici o tecnici delle varie ASL, hanno assunto. E quindi la battaglia penso che sia complessiva. Il mio problema, e la lascio lì come domanda, come facciamo, oltre a portare avanti le questioni a livello legale nelle varie istanze, a farlo capire alla gente. Cioè, la nostra mobilitazione è limitata un po' dalle restrizioni che ci sono. Non lo so se servono a fare dei flash mob davanti alle varie istituzioni, eccetera, anche qua nell'Lodigiano, per riuscire insomma un po' a mobilitare l'opinione pubblica. Ho finito, grazie. Altri? Sono Valerio. Vai Valerio. Molto, molto velocemente, riprendendo un po' il discorso che faceva il compagno, mi sembra evidente che il gioco del governo è quello che è. Il governo, per non far cadere il governo stesso, fa quello che sta facendo. Poi adesso è in crisi tremenda, eccetera. Ma mi veniva sempre da pensare il discorso del sindacato. Anche qui non scopriamo niente, sappiamo oggi cos'è la CGIL, come si muove, lo sappiamo tutti. Ma direi che sta diventando sempre più scandalosa la posizione della CGIL. Se vi ricordate, in Camera del Lavoro a Milano è stata la prima a fare un'assemblea insieme alla Regione per valorizzare il discorso dei cronici. L'ha fatto anche in zona da me, nel Giambellino, quindi è di una gravità. La CGIL sta diventando, da questo punto di vista, un appoggio importante per il governo per reggere. E ripeto, è vero che non scopro niente, però mi sembra che la cosa sia ancora più grave del solito da questo punto di vista, e che quindi anche la CGIL debba essere in qualche misura attaccata in maniera intelligente. Certo, non è che gli puoi sputare in faccia, però devo dire, non è possibile che la CGIL non dica niente, non intervenga su niente, eccetera. È possibile perché non lo facendo, è evidente, però che qui è un piano su cui si può provare. Io, come area di opposizione interna, che non conta niente, lo so benissimo, però bisognerà che noi, anche su questo, ne parlerò anche con Achille, con altri compagni, perché dobbiamo provare a rompere le scatole anche alla CGIL. Capisco che sono piccoli tentativi, però è anche vero che siamo in difficoltà,
voglio dire, a fare dei salti di qualità, soprattutto nel milanese. I compagni sanno che nel milanese siamo un po' bloccati. Il nostro comitato dei due ospedali cosa sta facendo in questa fase? Al di là delle solite discussioni eterne, c'è il discorso che stiamo cercando di capire cosa possiamo fare per mettere in difficoltà la regione. Voi sapete che c'è un soccorso rosso che è venuto fuori, che fa i tamponi a mano per i fatti suoi, e abbiamo deciso anche qui di sentirli, di capire come si muovono e di interagire con loro per andare a rompere le scatole nelle strutture che a Milano hanno chiuso, ne hanno chiuse tante, per cercare di pubblicizzare un po' la cosa partendo dai tamponi, quindi affrontando il discorso della sanità. Anche questo, me ne rendo conto, è piccola cosa di fronte a quello che i compiti ci aspetterebbero, però è anche vero che spesso non sappiamo come muoverci in maniera importante. Poi, lo sapete tutti, Milano non è Lodigiano, voi avete la capacità di elaborare documenti eccetera, e va benissimo, però Milano è una città difficile, complessa, mettere insieme tutto quello che muove non è così semplice, però è un lavoro che dovremmo riprendere a fare maggiormente da questo punto di vista, anche cercando di legarsi più ad esempio ai centri sociali che si stanno muovendo, collegati, in cui partecipo anch'io, che è una cosa utile, che io già gli ho chiesto un incontro a un'area nella mia zona, nel Giambellino, proprio per parlare proprio di questo, se si può lavorare sul discorso sanità in maniera magari più unitaria, anche perché so che c'è questa sensibilità da parte dei centri sociali. Niente, volevo solo fare queste brevissime considerazioni rispetto a quello che sta venendo fuori. Chiaramente incazzatissimo con la CGIL, che è una roba, ripeto, va al di là di ogni giudizio, è una roba vergognosa, assolutamente vergognosa. Dovrei meravigliarmi, credo che stando oltre uno può immaginare del suo trasformismo, della sua capacità, eccetera, eccetera. Però ripeto, bisognerà anche, da questo punto di vista, che anche medicina democratica lavori di più con noi per lavorare su iniziative maggiori, eccetera. Perché a Milano siamo in una situazione, secondo me, di impasse da questo punto di vista. E l'esperienza invece del Lodigiano è quella che deve invece darci la forza per andare avanti, per portare avanti la piattaforma, ma per costruire. Certo, anche noi abbiamo i problemi che avete voi, il problema di coinvolgere la gente, di coinvolgere i sindacati di base che qualcosa fanno, ma anche loro in maniera divisa, frammentata. Insomma, bisogna lavorare, questo è uno dei temi su cui naturalmente noi dobbiamo lavorare di più nel milanese, e sicuramente lo farò, quindi io farò e riferirò dell'assemblea di stasera, che appunto ha affrontato i temi che naturalmente stiamo discutendo anche noi, ma non in maniera approfondita, non siamo in grado di farlo come siete in grado di farlo voi, questo anche per oggettivi limiti nostri, ma questo è superabile da questo punto di vista. Grazie, è tutto. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, due brevi considerazioni. Abbiamo parlato della piattaforma, abbiamo affrontato, almeno dal punto di vista della conoscenza, di una prima conoscenza, la questione della revisione della legge 23. Si tratta di due elementi strettamente collegati, perché la legge regionale decide dell'operatività della fornitura dei servizi sanitari e sociosanitari, quindi decide quel che succede nei singoli territori,
Dicevo, abbiamo affrontato queste due questioni, ma d'altra parte negli interventi ultimi che ci sono stati, la terza questione emergeva in modo assolutamente evidente, ma una volta che conosciamo i problemi, abbiamo individuato le carenze, abbiamo individuato i punti da richiedere e abbiamo colto il legame tra questi e la revisione della legge regionale, una volta che abbiamo definito queste cose, il problema è cosa facciamo, cioè come passiamo dalla piattaforma e dalle connessioni della piattaforma territoriale con la problematica regionale, con la riforma della legge regionale. Una volta che abbiamo individuato questi elementi, il problema diventa come produciamo una mobilitazione adeguata alla piattaforma. Cioè, se vogliamo portare a casa qualcosa alla piattaforma, dobbiamo ovviamente passare alla mobilitazione. E questo passaggio lo dobbiamo fare comunque, indipendentemente dal fatto che il sindacato non proceda adeguatamente, che il governo abbia dei condizionamenti dovuti alla crisi attuale o ai rapporti politici di vario genere. La mobilitazione che possiamo fare dipende da noi. Dobbiamo costruirla noi, dobbiamo collegarla tra l'altro a la piattaforma. Cioè, la piattaforma diventa reale se è conosciuta, se è oggetto di mobilitazione, se è condivisa, se è unificante, se mette assieme tutti quelli che vogliono ottenere dei risultati concreti. E questo è proprio il tema del terzo intervento che è stato oggetto di discussione nel gruppo di lavoro e che adesso presenterà la compagna Francesca. Sì. Do la parola a Francesca. Sì, dunque la mobilitazione che abbiamo pensato deve ovviamente tenere conto anche della situazione attuale, delle regole di distanziamento e di prevenzione, e quindi va declinata a seconda delle aree in cui viene organizzata. E ha lo scopo evidentemente di trovare un collegamento tra i contenuti, ma anche un momento di sintesi e di accorpamento delle forze. Qual è lo scopo di questa mobilitazione e come si articola, come si compone? Intanto fornire del materiale informativo della piattaforma, per cui è assolutamente necessario diffondere il nostro lavoro, le nostre riflessioni, quello che stiamo facendo, anche lo studio che stiamo facendo, perché è stato necessario anche capire, conoscere la storia, l'evoluzione del sistema sanitario, nello specifico il sistema sanitario lombardo, e quanto mai è necessario spiegare che cosa è accaduto in Lombardia, quali sono le conseguenze delle scelte che sono state fatte in passato e come possiamo intervenire per ricostruire una sanità che risponda ad un principio di universalità, una sanità che sia in linea con quanto previsto dalla nostra Costituzione. E quindi sicuramente l'informazione, la diffusione delle nostre conoscenze. Abbiamo poi la richiesta di incontro ad SST. Prima Silvana nel suo intervento spiegava che è già stata avanzata una richiesta di incontro che è rimasta elusa, non siamo stati ricevuti, non siamo stati accolti, e quindi noi dobbiamo insistere per cercare di incontrare la SST, perché dobbiamo assolutamente interloquire con questo soggetto per costruire la nostra piattaforma rivendicativa. E poi dobbiamo reinviare la lettera ai sindaci. È già stato spiegato negli interventi precedenti che alcuni sindaci hanno già accolto il nostro invito,
Esiste già quindi un tavolo di lavoro, una disponibilità, sono stati anche elencati i sindaci che si sono resi disponibili. Noi dobbiamo tentare di ampliare questo tavolo, dobbiamo costruire evidentemente una rete più robusta, più ampia. Ricordo anche un'importante iniziativa. Il primo di febbraio la presentazione e il dibattito sul libro di Vittorio Agnoletto, Senza respiro. E mi sembra un momento molto importante perché Vittorio è già venuto a Lodi qualche mese fa, prima che esplodesse il Covid, aveva, devo dire, dato una rappresentazione molto chiara di come si è evoluta la nostra sanità nel corso degli anni. E poi nel mese di febbraio, questo è importante perché coinvolge davvero tutti, una mobilitazione che prevede dei presidi davanti al maggior numero possibile di comuni. E anche in questo caso, anche in questo contesto, qualcuno prima parlava di flash mob. Ecco, anche in questo caso il presidio è un modo per dare visibilità al nostro gruppo, è un modo per farci conoscere, è un modo per distribuire del materiale informativo per spiegare cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e che cosa vogliamo costruire. Ed ovviamente anche un momento di sensibilizzazione politica su un tema fondamentale, su quale forse abbiamo perso un pochino i riferimenti di base. Forse prima qualcuno diceva molti cittadini alla fine, quando non riescono ad accedere alla sanità pubblica, pagano, ecco Giovanni nel suo intervento, pagano e si rivolgono al privato perché non possono aspettare. Io credo che in qualche modo l'idea che se non c'è il pubblico, poi mi rivolgo al privato, si sia fatta strada nella nostra cultura, diciamo così, di utilizzo, diciamo, del servizio sanitario, e si è diventato qualcosa di normale, una consuetudine. Non deve essere così. Noi dobbiamo ristabilire invece una cultura della sanità pubblica e dobbiamo lottare per riconquistare gli spazi che sono stati via via erosi dal privato. E concludo ricollegandomi all'intervento che è stato fatto prima. Io sono la segretaria della funzione pubblica CGL di Lodi, partecipo dall'inizio agli incontri del coordinamento per la salute e faccio parte anch'io della minoranza. Esistono delle sensibilità diverse all'interno della CGL e quindi, come dire, cogliamo almeno gli sforzi e le forze che anche all'interno della CGL agiscono in maniera propositiva, in maniera costruttiva, in maniera vertenziale, perché non è proprio un ramo secco la CGL, c'è anche qualche fogliolina qua e là che spunta. Chiudo. Ci sono interventi.
Se non ci sono altri interventi, volevo fare una sottolineatura rispetto all'iniziativa di movimento. Ovviamente il movimento lo si può fare se i soggetti operativi, i soggetti protagonisti del problema sono impegnati direttamente per la realizzazione dei loro obiettivi, delle loro necessità. E questi soggetti siamo noi che siamo qua in assemblea, ma tutti quelli che sul territorio hanno gli stessi nostri bisogni, sono è quella che viene chiamata la società civile, sono i livelli istituzionali che ci rappresentano immediatamente, direttamente, sono i sindaci, sono le amministrazioni comunali. Non è un caso che la proposta del gruppo di lavoro parte da questa iniziativa, quella dei presidi davanti ai comuni. E tra l'altro non si tratta semplicemente di iniziative flash mob, cioè dei momenti flash nei quali si evidenziano i problemi. No, noi bisogna che andiamo davanti ai comuni dicendo i nostri diritti sono questi, e questi diritti sono negati, sono disattesi, e le istituzioni competenti, ovvero la SST, la TS, la Regione Lombardia hanno la responsabilità di dare risposta concreta, hanno l'obbligo di dare risposta concreta ai nostri bisogni, devono obbligatoriamente rispettare i nostri diritti. Intanto cominciamo a presentare il problema pubblicamente, sollecitiamo tutti i sindaci e siamo convinti che nei presidi davanti ai comuni avremo la possibilità di incontrare certamente i sindaci con i quali abbiamo già stabilito un rapporto, ma anche molti altri. E comunque appunto abbiamo la possibilità così di rendere evidente la condizione di mobilitazione. Il passo successivo deve essere per l'appunto che attraverso questa iniziativa si riesca a aprire una trattativa, una vera e propria trattativa con gli enti preposti, cioè con la SST, con la TS, con la Regione. Perché o si introduce una capacità di far rispettare i nostri diritti, o se no, ovviamente, questi vengono semplicemente ignorati. La tutela poi eventuale di questi diritti potrà essere messa in campo, ma intanto sarebbe grande cosa se riuscissimo perlomeno a definire delle intese concrete su almeno sulle problematiche più urgenti, più gravi che sono in campo. E naturalmente assieme a questa mobilitazione dobbiamo pensare allo sviluppo di un'azione successiva legata alla questione della riforma della legge 23. E da questo punto di vista domani ci sarà appunto l'assemblea regionale del coordinamento regionale, noi parteciperemo a questa assemblea e con la nostra assemblea di stasera possiamo presentare il nostro lavoro e proporre che il nostro lavoro sia il più ampio possibile, si possa sviluppare, svolgere anche in tutti gli altri territori. In realtà già qualche territorio si sta muovendo su questa linea. Comunque sarebbe veramente importante se in tutta la Lombardia si sviluppassero iniziative come quelle che stiamo cercando di mettere a punto noi. Una proposta che noi presenteremo per l'appunto, il nostro programma lo presenteremo sia come pratica esperienza ma anche come proposta e indicazione di carattere regionale.
Se non ci sono altre osservazioni, altri interventi, no, io volevo solo, a modo di conclusione, anch'io dire che dobbiamo, che il gruppo di lavoro è aperto e quindi se c'è qualcun altro che vuole partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro ce lo può segnalare, perché non è assolutamente un problema, nel senso che adesso siamo 7, 8, 10 persone che periodicamente si trovano con questa modalità e approfondiscono le tematiche. Come ho detto prima nella relazione iniziale, si prende riferimento alla piattaforma e sulla base di quello che succede ovviamente si fa un lavoro di discussione, di confronto rispetto alle problematiche di cui si viene a conoscenza. Quindi il gruppo è assolutamente aperto e l'idea è di continuare a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso e poi presentare periodicamente il risultato come abbiamo fatto stasera nell'assemblea con tutti quelli che vogliono partecipare. Penso che sia importante uscire da questa serata, oltre alle cose che diceva Andrea per domani, la riunione, chi vuole partecipare alla riunione regionale, al coordinamento regionale, noi possiamo prenderci l'impegno come gruppo di lavoro di continuare ad approfondire la relazione con gli altri due comitati, quello di Casale e di Codogno, e organizzare le iniziative di piazza e le varie iniziative di incontro e formazione, di informazione, così come diceva Francesca Di Bella nella sua relazione. Ricordo soprattutto questa serata del primo di febbraio di presentazione del libro di Agnoletto. Stiamo cercando di confezionare la serata in modo tale da passare da uno sguardo di carattere generale, che è quello che presenterà Agnoletto, magari anche sul tema dei vaccini, con qualche personalità del sistema sanitario locale, in modo tale da avere una visione più interna rispetto alla nostra di che cos'è il disastro della pandemia nel nostro territorio e ragionare con loro quella serata rispetto alle prospettive future del nostro territorio. Non so, ripeto, se c'è qualcuno che ha voglia di impegnarsi insieme a noi, il gruppo di lavoro è aperto, basta che ce lo segnali. Io intanto saluto a tutti e a tutte. Ciao. Se non ci sono altri interventi, possiamo chiudere l'assemblea. Tenendo conto che a febbraio dovremo, pur nei limiti delle possibilità dovute alla situazione pandemica, però dovremo organizzare un'azione la più ampia possibile nei confronti di tutti i livelli locali e nei confronti delle strutture territoriali sanitarie. Se nessun altro interviene, possiamo chiudere l'assemblea.
e ci diamo appuntamento alla prossima, che sarà necessariamente entro la fine di gennaio, anche perché lanceremo l'organizzazione poi delle iniziative di mobilitazione. Se non c'è più nessuno che vuole intervenire, possiamo salutarci. In questo caso si può tranquillamente aprire i monitor, anche perché non ci sono problemi negli interventi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao a tutti quanti. Buona serata. Ciao. Ciao da Milano. Ciao. Tiremi in nas. Buona serata. Domani mi aspetta una brigata con cui voglio parlare anche di questa cosa sanità. Vabbè. Statemi bene. Ciao, buona serata.